quinta corsa premio Urbe categoria ABC a confrontarsi sulla distanza del doppio chilometro. Mancano i cavalli di categoria A, per cui sono in 10 tutti alla pari: Marathon Lady, Mitreo, Nearco Vinci, Royal Ok, Montalbano, Legoli, Ocipuk, My Dream Jet, Eskimin Isley, Royal Insegna. Al comando cerca di portarsi Mitreo, impegnato da Legoli lungo la corda e Marathon Lady, e Legoli che scivola in testa davanti a Mitreo. Poi vediamo nella scia Marathon Lady, ancora Oriolo Ok, poi Montalbano, Ocipuk, quindi Eskimin Isley con vicino il numero 3, Nearco Vinci, poi ancora Royal Insegna. I cavalli sono sulla dirittura opposta, c'è un gran volo all'esterno di tutti di Eskimin Isley che passa in testa alla corsa. Legoli rimane in seconda posizione ma è subito avvicinato al largo da Royal Insegna che si trascina il numero 3, Nearco Vinci, poi Mitreo, Marathon Lady, ancora Ocipuk. Il gruppo dei cavalli è al passaggio davanti alle tribune e c'è in avanti Eskimin Isley con Royal Insegna che si è sistemata in seconda posizione ma comunque al largo, precedendo Nearco Vinci che adesso attacca in corsia esterna. Poi Ocipuk che invece cerca di non perdere di vista la schiena di Royal Insegna. Cavalli sulla piegata, vediamo sempre in avanti Eskimin Isley, Royal Insegna è all'esterno, poi Legoli lungo la corda con al largo Ocipuk, ancora Mitreo con vicino il numero 5 Montalbano. I cavalli sono a 600 metri dalla conclusione della corsa. Eskimin Isley si mantiene in vantaggio su Royal Insegna che viene minacciato all'esterno da Ocipuk, mentre cala vistosamente Legoli, superato anche da Montalbano. Siamo in prossimità della retta finale, Royal Insegna va ad impegnare con maggiore decisione Eskimin Isley e nel finale si sbarazza l'avversaria per andare a vincere sulla stessa. Terzo Ocipuk, quarto Montalbano, quinto dovrebbe essere Marathon Lady.